Un argomento che è abbastanza importante, mediamente difficile e incredibilmente poco amato dagli studenti. Quindi sono qui a farmi voler bene da voi. La ricorsione. Eccoci qua. Allora, la ricorsione, tendenzialmente è la bestia nera della programmazione, l'argomento in assoluto meno amato da generazioni e generazioni di studenti. Io vi confesso che quando ho fatto i primi corsi di programmazione mi hanno insegnato la ricorsione e ho fondato il gruppo antiricorsivo. Quindi non prendetela male se, non preoccupatevi se all'inizio non ha veramente senso. È una mentalità che uno deve lentamente imparare e quando l'ha capita è veramente utile, però è decisamente antintuitiva. Allora, sommario, inizieremo col vedere molto velocemente che cos'è la ricorsione e tutto sommato quando ha senso utilizzarla. Semplici algoritmi ricorsivi serviranno fondamentalmente a capire la ricorsione, ma non sono un esempio di come la ricorsione va usata, assolutamente l'opposto. Non dovete usare la ricorsione in questi casi. Usare la ricorsione di per sé non è un merito. La ricorsione si usa quando ha senso usarla. Questi semplici algoritmi ricorsivi ci aiutano a capirla, ma non sono un esempio di quando o come la ricorsione va usata. Già il punto 3 e il punto 4, più il punto 3, l'espansione delle x, o meglio, quello che noi faremo, spero di fare in tempo, qui in aula oggi, l'espansione della schedina, vi farà vedere come, scrivendo tre singole righe di codice, io riesco ad affrontare e risolvere un problema abbastanza complesso. E quindi un possibile reale uso della ricorsione. Ricorsione e iterazione. E poi un po' altri esempi complessi di ricorsione. Allora, il modo forse migliore per iniziare a definire la ricorsione è vedere le strategie che gli anglofili, gli americani, chiamano divide and conquer. Chiedo scusa per americani, gli statunitensi chiamano divide and conquer. Io quando devo risolvere un problema e questo problema è in qualche modo troppo complicato, io posso definire una procedura capace di risolvere una parte di questo problema. Quindi invece di affrontare il problema per intero, io lo spezzo in sottoproblemi e ne affronto un pezzettino alla volta. Fino a qui niente di strano. Normale, quando ho un problema complesso divido il problema in sottoproblemi. La cosa interessante è che se il sottoproblema è sì più semplice, ma è strutturalmente analogo al problema principale, quello che io faccio è richiamare la stessa funzione che avevo chiamato la prima volta per risolvere il problema, ma su una istanza più semplice. L'idea classica della ricorsione è quella di una persona, l'esempio del televisore. Io ho una persona che sta facendo in un telegiornale che passa la diretta a un altro giornalista, che la passa a un altro giornalista, che la passa a un altro giornalista. L'ultimo giornalista risolve il problema perché effettivamente parla con la persona che con cui doveva parlare, con quello che ha visto l'esplosione o quello che è, e poi torno indietro, torno indietro, torno indietro. Io ho una serie di passi che sono tutti quanti analoghi, però ognuno è in qualche modo un passo più avanti, un passo più profondo, e a un certo punto si spera che, facendo questi passi sempre più avanti, a un certo punto si arrivi a un problema sufficientemente semplice che si può risolvere. Quindi la definizione generale di algoritmo ricorsivo è un algoritmo che direttamente o indirettamente richiama se stesso al suo interno.
Allora, le strategie di divide and conquer sono, diciamo, il primo modo utile per affrontare, per usare un algoritmo ricorsivo. Però probabilmente è più semplice capire gli algoritmi ricorsivi partendo dalle definizioni matematiche. Non so quanti di voi hanno davanti un PC collegato a internet. Cercate su Google ricorsione. Recarsi o recarsi. Dovrebbe comparirvi do you mean recursion? Se voi cliccate su recursion vi dice do you mean recursion? E questa è probabilmente un'ottima definizione di ricorsione. Lo fa ancora? Sì. E si continua in questo modo. Esempi classici, to-do list, primo punto, fare una to-do list, fatto, e andiamo avanti sugli altri punti, eccetera. Le funzioni ricorsive vi sono ormai comprensibili perché una buona parte della matematica le usa. Ad esempio, un sacco di definizioni, la matematica, i numeri interi hanno un principio bellissimo dell'induzione matematica, quindi io riesco a definire un qualche cosa e poi continuo a riapplicarlo in futuro. Questo porta ad avere numerose definizioni basate sulla ricorsione, però è una ricorsione, diciamo, che ci aiuta a capire il concetto, ma non è la ricorsione che usiamo in informatica. Però un tipico esempio di ricorsione che permette di capire il concetto è, allora, che cos'è il fattoriale di un numero? Ma il fattoriale di un numero è il numero stesso moltiplicato il fattoriale del numero meno 1. Questa è una definizione ricorsiva. Se la usate in un programma, vi togliamo punti, perché non ha assolutamente nessun senso farlo, però aiuta a capire. In qualche modo aiuta anche a capire il concetto di divide et impera, divide and conquer, come lo dicono gli anglo. Io ho un problema ed è calcolare il fattoriale di n, che è un problema grande e complesso, e allora lo risolvo spezzandolo in due problemi. I due problemi sono una moltiplicazione e calcolare il fattoriale di n-1. Calcolare il fattoriale di n-1 è più semplice. La moltiplicazione la so fare e quindi vado avanti. Il codice che implementa questo lo vedete sulla destra. Fattoriale ricorsivo. Inizio con una variabile risultato 1. Se n è 0, restituisco 1, perché il fattoriale di 0 è 1. Altrimenti, mi calcolo il fattoriale di n-1, il risultato sarà n per il fattoriale di n-1 e restituisco il risultato. Questo praticamente è un mapping quasi 1-1 con la definizione matematica. Non è come bisogna usare come bisogna usare la ricorsione in informatica, perché chi fa questo invece di usare un for, ovviamente vuole crearsi dei problemi da solo. Però vi fa capire come funziona l'idea della ricorsione, vi fa anche vedere alcuni esempi molto molto chiari di come sono le funzioni ricorsive. Allora, quando si fanno le funzioni ricorsive, vuol dire che ormai voi siete arrivati a un grado di conoscenza della programmazione che vi mette fra gli esperti. Quindi potete buttare via tutto quello che vi hanno insegnato, che c'è un punto d'ingresso all'inizio, un punto di uscita alla fine, che non si usano variabili globali, e la prima cosa che solitamente si fa in una procedura ricorsiva è scrivere la condizione di uscita. Questo perché in assoluto l'errore più frequente quando uno scrive una procedura ricorsiva è sbagliarsi sull'uscita. Quindi io ho un problema, ne faccio uno più piccolo, ne faccio uno più piccolo, ne faccio uno, però se non c'è mai la fine, a un certo punto il computer si blocca perché non ho più abbastanza memoria per tenere tutto quello che sto facendo. Quindi quando uno scrive una procedura ricorsiva, quello che solitamente si fa è mettere all'inizio molto chiaramente la condizione di terminazione. Quando è che la ricorsione deve interrompersi? E in questo caso qui ce l'ho. Se n è 0, il risultato è 1. Problema semplice. Altrimenti entro nella ricorsione, quindi calcolo n-1 e lo moltiplico per n.
Allora, perché tutto questo funziona? Perché i computer che noi utilizziamo, dovreste ricordarlo, sono basati su una struttura stack. Quindi tutte le volte che io chiamo una funzione è come se prendessi tutte le variabili locali della mia funzione, le mettessi in una pila e facessi un passettino verso l'alto. Quando richiamo una funzione metto tutte le variabili locali in una pila e faccio un passetto verso l'alto. Questo vuol dire che io posso avere sulla stessa pila tanti istanti diversi della stessa funzione. È come avere come quei film della Marvel in cui c'è Flash che si muove, si vedono tutti i pezzetti dell'immagine uno dietro l'altro, un fotogramma dietro l'altro. Questa è la figura del vostro stack. Voi avete congelati n funzioni ricorsive, ognuna ha un passetto diverso. Beh, nel caso del fattoriale, ad esempio, ne avremo una con n uguale 10, una con n uguale 9, una con n uguale 8, eccetera, eccetera. E l'ultima è quella attiva. Quella con n uguale a 0 finisce, si torna a quella sotto, si torna a quella sotto, si propaga il risultato in quella n uguale a 1, eccetera, 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 e si scende. Quindi lo stack prima sale e poi scende. E le procedure ricorsive si possono fare grazie a questo meccanismo dello stack. Meccanismo dello stack di cui non bisogna abusare. Per cui un grosso problema quando si fanno procedure ricorsive è quello di non mettere tante cose nello stack. Solitamente uno non ha di questi problemi, anzi, quando programma gli dicono tutto deve essere locale, le variabili devono essere tutte limitate alla procedura, eccetera, eccetera, ma quando lavoriamo con le procedure ricorsive, tutte le variabili locali devono essere salvate sullo stack, ogni volta che io faccio un passo della ricorsione. Quindi se riesco a fare le cose un po' più sporche e a mettere delle variabili globali, statiche, in qualche zona di memoria per cui ne esiste una copia sola, riesco ad andare molto meglio. Allora, perché abbiamo la ricorsione? Perché si usa la ricorsione? Ci sono fondamentalmente 2/3 ragioni, casi in cui la ricorsione si usa, ha senso usare. Molti problemi sono inerentemente ricorsivi. E quindi tutto sommato l'idea di scrivere un algoritmo ricorsivo è molto naturale, una volta che uno è entrato nell'ottica di cosa significa scrivere algoritmi ricorsivi. Ripeto, entrare nell'ottica di scrivere algoritmi ricorsivi non è immediato, vuol dire fare veramente una violenza alla propria testa. Però una volta che uno è entrato in quest'ottica, problema ricorsivo, algoritmo ricorsivo, vuol dire scrivere poco codice e farlo funzionare. Poco codice vuol dire poche probabilità di errore, meno tempo di sviluppo, voto più alto all'esame, tutti questi dettagli sono utili. Se veramente quello che serve è la velocità estrema, probabilmente la ricorsione non è una buona soluzione. Quindi quando da grandi avrete veramente bisogno di fare qualcosa molto molto velocemente, probabilmente prenderete un omino, lo pagherete, lo metterete, chiuderete in una stanza e gli direte: adesso tu lo fai non ricorsivo, veloce. Però fatto da voi ricorsivo, a volte bastano tre righe e il programma funziona e uno riesce ad avere un'idea di che cosa sta facendo. Divide and conquer non è un'espressione inglese, viene da Giulio Cesare, che, se non sbaglio, l'ha usato contro i galli, ed era la sua idea di conquistare i galli. Quindi l'idea fondamentale dell'algoritmo divide et impera, divide and conquer, è: devo risolvere un problema, ok, divido il mio problema in una lista, in un insieme di sottoproblemi. Per ogni sottoproblema risolvo il problema e poi metto insieme i risultati. Fino a qui niente di strano, approccio assolutamente normale. Dov'è la magia? La magia è che la procedura per risolvere il sottoproblema è uguale alla procedura per risolvere il problema. Per cui in realtà risolvere il sottoproblema è analogo a risolvere il problema,
tranne che è più semplice perché ho meno dati. Ho lasciato sul vago dividi e ricombina perché sono due funzioni abbastanza critiche. Ad esempio, una delle ragioni per cui l'algoritmo del fattoriale, con tutto che io potrei vederlo in questo schema, perché il fattoriale io lo dividevo in una lista di sottoproblemi che erano uno inesistente, n, e l'altro era lo stesso problema, meno 1. Quindi, da un certo punto di vista, potrei anche immaginarmi che io stessi applicando un approccio divide e timbra. Però era decisamente inefficiente. Il campanello d'allarme è che questi approcci qui sono tanto migliori, tanto dividi riesce a spezzare il mio problema in blocchi più o meno di dimensioni analoghe, non, se possibile, senza troppi elementi in comune, perché sennò faccio un sacco di lavoro lo faccio più volte, e il combinare le soluzioni non mi porta via troppo tempo. Quindi, idealmente, se io riesco a immaginare un sistema efficiente per spezzare il problema in una serie di sottoproblemi che hanno più o meno le stesse dimensioni, che non sono troppo sovrapposti, e un modo furbo per rimetterli assieme, questo è un ottimo modo per lavorare. Quindi, questa è la ricorsione. Diciamo che risolvi il problema, talvolta la ricorsione è nascosta in una catena di chiamate, ma il concetto fondamentale è che alla fine io devo sempre ritornare e richiamare la funzione di partenza. Allora, la ricorsione non può essere infinita. Quando è che si interrompe la ricorsione? Solitamente la procedura risolvi deve avere un blocchetto, un cappello a parte che per sapere come comportarsi quando ormai il problema è diventato facile. Allora, se volete fare le cose pulite e eleganti da un punto di vista matematico, possiamo dire che la ricorsione termina quando il problema diventa assolutamente insignificante. Un elemento, zero elementi, qualcosa del genere. Allora, in questi casi la ricorsione termina, l'algoritmo viene carino, magari l'ho pubblicato in un libro, esteticamente è carino. Nella realtà, solitamente, quando il problema ha dimensioni piccole, io lo posso approcciare con un altro algoritmo di risoluzione. Se ricordate quello che abbiamo visto sulla complessità, complessità esponenziale brutta, complessità logaritmica bella, complessità lineare bella, quella iperesponenziale bruttissima. Sì, vero, ma stavamo facendo un'analisi asintotica, il che vuol dire che un algoritmo esponenziale, un algoritmo cubico sono brutti quando ho tanti dati. Ma è possibilissimo, anzi talvolta anche spesso vero, che un algoritmo con una complessità molto alta, ad esempio esponenziale, se io ho pochi dati, funzioni meglio. Molto banalmente, voi mettetevi a tracciare x uguale a y e y uguale e alla x, e vedete che c'è un grosso pezzo in cui e alla x sta sotto x uguale x, y uguale x. Quindi su pochi dati il calcolo della complessità non ha senso, su pochi dati io cerco quello che con l'orologio è più veloce e quindi posso arrivare a un certo punto in cui mi conviene risolvere il mio problema con pochi dati usando un qualche algoritmo. E di fatto uso tutto il baraccone della ricorsione per arrivare in modo efficiente e furbo a questo punto in cui ho spezzato il mio problema in pochi elementi. Tanto per avere un'idea, gli algoritmi che sono implementati nella Java Collection Framework di ordinamento sono algoritmi ricorsivi. Quindi la ricorsione, i migliori algoritmi, gli algoritmi esempio che ho usato nella libreria standard del C, sono tutti algoritmi ricorsivi, basati su questo principio, divide e timpera. Algoritmi ricorsivi divide e timpera, che quando gli elementi sono pochi usano qualche sistema magico, mettono assieme i risultati.
Lo ridiciamo, è fondamentale, l'errore più comune quando si inizia a giocare con gli algoritmi ricorsivi è dimenticarsi la condizione di terminazione. Questa è la ragione per cui mettetela come prima cosa in una procedura ricorsiva. Prima cosa, quando finire la ricorsione. Altro problema che può capitare è che io sbaglio la mia funzione per dividere il problema iniziale in sottoproblemi e tiro fuori dei problemi che hanno la stessa dimensione. E in questo caso, di nuovo, entro in un ciclo. È abbastanza in fretta, il computer si ferma, perché ho finito lo stack, perché continuo a mettere tutte le mie variabili locali sullo stack, tutte le mie variabili locali sullo stack, eccetera, eccetera, e a un certo punto lo stack finisce e tutto si blocca. Quindi, guardiamo una procedura di vide timpera un po' più realistica. Risolvi il problema, se il problema è semplice, risolvilo con un'altra funzione che mi serve quando i problemi sono piccoli. Altrimenti, dividilo, prova a risolvere i vari pezzettini, mettilo assieme. Quindi la procedura, la parte ricorsiva è in qualche modo dentro e viene usata come fallback se il problema non è abbastanza semplice per essere risolto direttamente. Qual è la complessità di tutto questo accrocco? Allora, diciamo che A sono i sottoproblemi in cui io sono riuscito a spezzare il mio problema. B è quanto piccoli sono i sottoproblemi rispetto a quello originale. N è la dimensione del problema originale. Tn è la complessità della funzione. Quindi la nostra incognita, quella che vogliamo scoprire. Risolvi banale è teta di 1. Cosa vuol dire teta di 1? Sì? Innanzitutto, bello o brutto teta di 1? Bello, bellissimo, è la cosa più bella che mi può capitare in informatica teorica. Teta di 1 vuol dire che il tempo che ci metto è indipendente dalle dimensioni del problema. Il che è un'assunzione ragionevole, perché io sto dicendo che la mia risolvi banale, la mia solve trivial, viene usata solo quando il problema ha una dimensione inferiore a una certa quantità. Quindi in qualche modo io posso considerare il suo tempo costante. Adesso gli ingegneri fra tempi costanti e tempi costanti fanno una differenza, i teorici no, per cui un tempo costante ci mette un anno, sono contenti lo stesso, un ingegnere un po' meno, perché comunque un anno per fare ogni passo potrebbe diventare lungo. Però teta di 1 è la cosa più bella che ci può capitare nella complessità. Vi ricordate perché teta non omega o grande? Dire teta di 1 o omega di 1 sarebbe, oppure o grande di 1 sarebbe peggio? Sarebbe, o grande di 1 sarebbe peggio? Che cos'è o grande? Caso peggiore. O grande è il caso peggiore. Quindi o grande di 1 o teta di 1 può essere meglio di teta di 1? Vi lascio a pensare. Comunque, la complessità della mia risolvi banale deve essere nulla, questo è il nullo della complessità. Io la faccio in un tempo costante, quindi non me ne preoccupo. La complessità della funzione dividi, la indico con D con N, di Dn, e la complessità della funzione combina, la indico con C di N. Quindi, qual è la complessità, il tempo impiegato nel mio problema? In questo caso vi faccio notare che stiamo parlando di complessità uguale tempo di calcolo. Abbiamo visto che in realtà tutto quanto noi diciamo sul tempo, in alcuni casi possiamo dirlo, e forse ha persino più senso dirlo, per quanto riguarda lo spazio che occupiamo. Quindi anche lo spazio ha la sua importanza. Comunque, il tempo che impiego per la mia risolvi è T di n. Se il problema è banale, teta di 1.
costante, nessun problema. Altrimenti DDN per spezzare il problema, poi per a volte devo risolvere il problema, il sottoproblema, la dimensione del sottoproblema sarà n diviso b. Notate che b e a non devono per forza essere uguali. Con tutto che sarebbe tanto bello riuscire a partizionare il problema iniziale in dei blocchetti completamente disgiunti, questi algoritmi funzionano anche se, tutto sommato, i due blocchetti in cui io, le due sottoproblemi in cui divido il mio problema iniziale sono parzialmente sovrapposti. Quindi è vero che io faccio un po' di lavoro in più, però il tutto continua a funzionare. A questo punto combino le soluzioni, e quello di nuovo il tempo che impiego sarà CDN, e la complessità globale è, allora, con una equazione alle ricorrenze che di non facile soluzione nel caso generale, ottengo teta n log n. Gli algoritmi ricorsivi ben fatti, basati sul dividi et impera, hanno complessità n log n. Dietro ci sta tutta una matematica che credo che nessuno di noi è mai riuscito a capire, per cui questa frase che l'equazione alle ricorrenze è di non facile soluzione, io la ricordo sui lucidi da decine di anni e non ho mai provato effettivamente a risolverla. La cosa importante è che l'ipotesi fondamentale è che il tempo richiesto per spezzare il problema più il tempo richiesto per rimetterlo a posto sia lineare. Quindi che fondamentalmente io non spenda troppo tempo per dividere il problema in sottoproblemi e per riassemblare le soluzioni. Allora, se io posso garantire questo, la maggior parte delle volte il mio tempo è n log n. E infatti gli algoritmi di ordinamento della Java Collection Framework sono n log n, perché sono basati sul divide et impera. Qual è un modo molto semplice per fare un algoritmo di ordinamento usando il divide et impera? Quello lo possiamo immaginare in modo molto intuitivo, senza... Allora, io ho un sacco di oggetti da mettere in ordine, li divido a metà e li faccio mettere in ordine a due persone. Una volta che i due blocchi sono in ordine, rimetterli assieme in un elenco unico è un'operazione semplice, perché semplicemente io devo decidere se pescare dal blocco 1 o dal blocco 2, guardando soltanto il primo elemento. Se io ho due pile in ordine, due pile di carte in ordine, per creare un mazzo di carte unico in ordine, io devo soltanto guardare le prime due carte e decidere se prendere quella di destra o quella di sinistra. Poi prendo l'altra, guardo e decido. Quindi il dividere in due il mio mazzo di 10.000 carte è banale, perché faccio tra fatto, e rimetterlo assieme ha una complessità lineare. Allora, mischiando questo più l'ordinamento, io riesco miracolosamente a ordinare in un tempo che è meno. Vediamo qualche semplice algoritmo ricorsivo, ma proprio per scaldarvi. Fibonacci. Allora, voi ricordate il buon matematico di Pisa, che tra l'altro è stato anche uno delle persone che cercava di portare in Europa i testi di Abu Jafar ibn Musa al-Khwarizmi, che è la persona da cui si deve il termine algoritmo, è la persona che ha introdotto il termine algebra, è la persona che ha introdotto il numero zero indiano, passando dall'arabo qui da noi, quindi comunque è un personaggio abbastanza importante. E il Fibonacci era uno di quelli che studiava i suoi testi. Comunque, i numeri di Fibonacci, la sequenza dei numeri di Fibonacci è semplicissima. Il primo numero della sequenza è 0, il secondo numero della sequenza è 1, e dal terzo numero in avanti
i numeri sono uguali alla somma dei due precedenti. Questo vuol dire 0, 1, il terzo è 1, il quarto 2, quinto difficile, è diventato difficile, dovrebbe essere 3 comunque. Quindi definizione dei numeri di Fibonacci. Il numero di Fibonacci è la tipica definizione ricorsiva. Quindi se io volessi fare un algoritmo che calcola i numeri di Fibonacci, potrei usare un algoritmo ricorsivo. Ed ecco qui il mio algoritmo ricorsivo per i numeri di Fibonacci. Se n è uguale a 0, return 0. Se n è uguale a 1, return 1. Altrimenti, prendo n-1, prendo n-2, li sommo e restituisco n-1 più n-2. Questo è il semplicissimo algoritmo ricorsivo per calcolare i numeri di Fibonacci. Funziona, è carino, elegante, semplice da scrivere, pazzescamente inefficiente. Quindi l'unico scopo di questo algoritmo è aiutarvi a entrare nel magico mondo della ricorsione. Ma non è un esempio di cose da fare. Comunque il risultato è Fibonacci di 0 sarà 0, Fibonacci di 1 è 1, Fibonacci di 2 è 1, Fibonacci di 3 sarà 1 più 1, Fibonacci di 4 sarà 2 più 1, poi 5, eccetera, eccetera. I numeri di Fibonacci hanno fatto una loro fugace apparizione sulla Mole, mi sembra, qualche tempo fa. Credo che il codice da Vinci ne parlasse, però io non l'avevo letto. Quindi non ho idea di come entrassero nel codice da Vinci i numeri di Fibonacci. Vediamo un po', cerchiamo di visualizzare che cosa sta succedendo. Allora, io vi ho detto che le procedure della funzione è come quei film in cui un personaggio si muove molto molto velocemente, io vedo tutti i frame, e dovete immaginare la vostra funzione come tanti frame della funzione congelati sullo stack, tranne l'ultimo che si sta effettivamente muovendo. Questa è l'immagine più corretta. Però nel caso di Fibonacci viene molto bene visualizzare anche il tutto come un albero. Perché se io calcolo Fibonacci di 5, avrò bisogno di calcolare Fibonacci di 3 e Fibonacci di 4. Quindi posso vedere la chiamata delle mie funzioni a mo' di albero. Per calcolare Fibonacci di 3 avrò bisogno di Fibonacci di 1 e Fibonacci di 2. Per calcolare Fibonacci di 2 avrò bisogno di Fibonacci di 0 e Fibonacci di 1. Fibonacci di 1, di 0 e di 1 non devo richiamare, non devo andare più profondo nella ricorsione perché sono già lì. Dalla parte del 4 ho un qualcosa di analogo. Allora possiamo fare subito alcune importanti osservazioni guardando questo. Innanzitutto, quasi sempre, quando io ho un algoritmo ricorsivo che fa a ogni passo una serie di scelte, io riesco a visualizzarlo come albero. E questo viene talvolta chiamato l'albero della ricorsione. È talmente legato il concetto di albero della ricorsione e algoritmo ricorsivo che talvolta si fondono, si mischiano, si confondono i due concetti. Da un punto di vista del computer, il computer non ha internamente un albero, ha uno stack. Allora, qual è l'ordine con cui le chiamate vengono fatte all'interno del computer? Immaginate di essere un omino su Fibonacci 5 e seguite l'albero in ordine antiorario. Quindi Fibonacci 5 chiama Fibonacci 3 e Fibonacci 4, però se voi guardate qui, Fibonacci 3 viene chiamato prima, quindi quando io chiamo Fibonacci 3, Fibonacci 4 non l'ho ancora chiamato, Fibonacci 3 chiamerà Fibonacci 1, Fibonacci 1
finisce subito perché non ha bisogno di andare oltre, e quindi il controllo ritorna a Fibonacci 3. Dovete pensare a questo omino che sta correndo sul lato esterno dell'albero in senso antiorario, e tutte le volte che questo omino tocca un nodo, quando torna su riporta il valore, e quando va giù chiama la funzione. Quindi Fibonacci 5, Fibonacci 3, Fibonacci 1, poi il controllo ritorna a Fibonacci 3, che fa la seconda metà della chiamata, Fibonacci 2, che fa la chiamata Fibonacci 0, che ritorna. A questo punto Fibonacci 2 fa la chiamata a Fibonacci 1, torna e torno a Fibonacci 5 e so quanto vale left. E faccio la stessa cosa dalla parte della destra. Quindi questo è quello che succede internamente. Ripeto, è importante capirlo e visualizzarlo, ma questo è un tipico esempio di cosa da non fare. Guardate un po' se riuscite a capire perché non è il caso di fare questo. Guardate quanti Fibonacci 3 o quanti Fibonacci 2 ho in giro. Pensate all'extra lavoro che devo fare. Per calcolare Fibonacci 5, in teoria mi basterebbe calcolare una volta Fibonacci 3. E qui lo calcolo due volte. Fibonacci 2 mi basta calcolarlo una volta sola. E qui lo calcolo 1, 2, 3 volte. E man mano che saliamo di livello, continua a essere sempre di più. Quindi probabilmente n log n esponenziale, non lo so, ma ha una struttura più o meno ad albero, quindi a spanne in qualche logaritmo c'è, potrebbe esserci con la complessità di questo algoritmo, quando in realtà calcolare Fibonacci richiede un algoritmo di complessità lineare, perché posso fare un ciclo for, mi servono tre variabili, un ciclo for e calcolo Fibonacci. Quindi questo qui serve soltanto a vedere la ricorsione. Appunto, la complessità di questo è decisamente eccessiva. Vediamo un altro problema che si sposa molto bene con il concetto di ricerca dicotomica, con il concetto di ricorsione. La ricerca dicotomica. Io sto cercando qualcosa all'interno di un vettore. Allora, procedura molto semplice, prendo il vettore, lo divido in due, prendendo il punto in mezzo, decido se quello che io sto cercando è a destra o a sinistra. Se è a destra mi dimentico della parte di sinistra e mi concentro sulla parte di destra. E ho la procedura, trovo un elemento nel sottovettore di destra, che è esattamente il problema prima, che avevo prima, soltanto che ha una dimensione mezza. Quindi in qualche modo, tirando un po' per le orecchie, ma tirando, diciamo, un po' tirandola, posso dire che sono sempre in una visione di tipo divide et impera, perché ho un problema, lo divido in due sottoproblemi, uno lo butto via e risolvo l'altro sottoproblema con la stessa procedura che avevo per risolvere il problema di partenza. L'esempio mi sembra quasi insultante a questo anno di corso, comunque io sto cercando il numero 4, divido a metà 6, quindi andrò a destra o a sinistra? Vabbè, vado avanti, mi tengo la parte di sinistra, prendo il 3, 4 e 6, tengo la parte di destra, divido e alla fine lentamente riesco a trovare il mio elemento. Qual è il vantaggio di una ricerca di questo tipo? Qual è la complessità di questa ricerca? Non è una domanda difficile questa. Se io ho un vettore di n elementi, dopo quanti passi, male che vada, io riesco a scoprire qual è l'elemento più grande? No, scusate, io ho un vettore di n elementi ordinati, dopo quanti passi, male che vada, riesco a trovare l'elemento che mi serve? È forse cubica? Quadratica? Esponenziale? Lineare?
Se io ogni passo divido il mio problema in due, il numero di passi che faccio tendenzialmente è logaritmico, è uguale al logaritmo della dimensione iniziale. Logaritmo in base 2, se volete, ma intanto tutti i logaritmi sono uguali, da un punto di vista della complessità. Quindi il numero di passi che mi servono per sapere se un elemento c'è o non c'è all'interno di un vettore ordinato è logaritmo. E ripeto, queste considerazioni che non sono informatica teorica, sono veramente l'ABC dei praticoni, sono fondamentali, perché se voi prendete l'ELP della Java Collection Framework trovate espressioni del tipo la complessità è quello che uno ci si aspetterebbe. Allora, voi dovete avere un'idea di che cosa vi aspettate, di quale può essere la complessità di una certa operazione. Possibile implementazione: se il vettore è vuoto va bene, o meglio, se il vettore ha un unico elemento, quello è il controllo se è quello che cercavo oppure no, altrimenti determino un punto di in che punto spezzare il mio vettore e poi richiamo la procedura ricorsivamente a destra e a sinistra. Con un po' di attenzione che bisogna fare sul cosa succede quando un numero dispari di elementi, perché non voglio perdermene uno, trovarmi un vettore zero, e bisogna stare un po' accorti. Ma il punto fondamentale è che se l'avete capito io sono contento e vuol dire che avete fatto un altro passo per capire la ricorsione, ma un algoritmo di questo tipo è assolutamente scemo. Perché io uso un while e tutto è molto più efficiente. Quindi questo di nuovo è un esempio in cui non bisogna usare la ricorsione. Vabbè, ricerca binaria, caso migliore, caso medio, caso peggiore. Caso migliore è la grande fortuna, io cerco un elemento al primo colpo. Allora, questo in realtà questo è l'esercizio classico che c'è nei lucidi. E quando si lavora, questo perché in realtà questi corsi erano fatti per altri tipi di ingegnerie, però quando io devo definire una funzione booleana, un valore booleano, solitamente scrivo 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. In alcuni casi il valore di un bit può essere sia 0 sia 1. Allora, in questi casi io metto il simbolo di don't care, che tradizionalmente è un meno oppure una x. Quindi, ad esempio, io posso avere un pattern binario indicato come 00x1. Allora, 00x1 a che cosa corrisponde? Beh, corrisponde a 0001 e 0011. Quindi ogni x può diventare o uno 0 o un 1. Ok, io so farlo, è semplice, è banale se ne ho una sola. Ma immaginatevi di avere 50x. Come faccio a tirare fuori tutti i pattern che corrispondono, che sono, diciamo, in qualche modo accettabili in base a quella maschera con 50x? Non è difficile, ma non è nemmeno così immediato. Caliamoci in un problema forse più almeno fino a qualche anno fa era più comune, la schedina. Allora, voi sapete che nella schedina io posso mettere 1, 2x, oppure le doppie oppure le triple. Allora, una schedina dove ci sono alcune doppie e alcune triple corrisponde a tante colonne diverse. Se io ho messo una tripla, quella mia schedina corrisponde a tre colonne, corretto, no? Ancora funziona. Quanti giocano alla schedina?
Mia moglie infatti dice, ma esiste ancora la schedina? Io non ho mai giocato. Avete presente cos'è la schedina? Come funziona la schedina? Preferite l'esempio delle X, dell'espansione delle X binarie o andiamo avanti con l'esempio della schedina? I fan del calcio alzino la mano. Chi vuole le X? Va bene, calcio sia. La parte femminile della classe, mi scusi. Allora, immaginate di avere una lista di stringhe che rappresenta la mia schedina. Le varie stringhe possono essere 1, oppure 2, oppure x, oppure 1x, 1, 2x, eccetera. E io voglio espanderla in tutte le possibili colonne. Non è difficile da fare, idealmente, però riuscireste in 5 minuti a scrivere un programma che lo fa? Allora, pensate alla cosa dovrebbe esserci in questo momento nelle vostre teste, se state pensando a quello che facciamo qui. Allora, dovrebbe esserci, ok, ho capito il problema. Espandere una schedina in cui io ho una giocata in cui io ho soltanto una doppia o una tripla è banale. Perché basta mettere tutti gli altri sono uguali, poi ne metto una copia in cui c'è 1, una copia in cui c'è 2, una copia in cui c'è x e lo espanso. Quindi farlo nel caso in cui io ho un'unica copia è semplice. Se ho più copie, come faccio? Devo trovare un sistema furbo per mettere assieme. Questo è il tipico esempio in cui io posso usare la ricorsione. Perché ho un problema che quando in un caso so risolvere, molto semplice, e posso trasformarlo in un caso più complicato. Allora io posso vedere il mio problema di espandere la schedina in questo modo. Io ho una schedina, non so come chiamarla, una giocata che ha dentro un certo numero di doppie e triple. Allora cosa faccio? Beh, io prendo la prima doppia che trovo. E la mia schedina sarà uguale all'espansione della schedina quando al posto di quella doppia metto 1, l'espansione della schedina quando al posto di quella doppia metto 2. Quindi in qualche modo ho fatto un processo analogo a quello del fattoriale. Ho trasformato il mio problema in un problema banale, una volta metto 1, una volta metto 2, una volta metto x, più lo stesso problema di prima, ma un passo più semplice, perché ho una tripla, una doppia in meno. Allora, se io riesco a fare questo, uso la ricorsione e mi risolve il problema. Ed è veramente semplice risolversi il problema. New. Già, project. Schedina. Mettiamoci il main. Ok, allora qui abbiamo la nostra classe con il main. Allora, quello che mi serve è come rappresento la mia schedina. Allora, la mia schedina può essere un array list di stringhe, ad esempio. Sembra la cosa più semplice. Quindi, no, non qui, scusate. Ecco qua, e poi nel mio main, allora,
questo punto devo dichiarare la mia funzione, la mia variabile speranza. Fatemi. Ecco qua. E ok. A questo punto. Il termine speranza viene da una poesia, non mi ricordo di chi, ma era riportata in un libro di Frick Antonio, la bellissima Speranza, 1x, 2, 2, 1x, tutta una schedina. Secondo me era abbastanza indicativa. Come... Allora, diciamo che ho un 1. Quindi questa qui è la mia giocata, 1x2, e questa deve essere espansa in, quindi in due colonne, che saranno 112 e 1x2. Allora, posso farlo con una semplice... procedura ricorsiva. Allora, cosa fa la mia semplice procedura ricorsiva? Beh, quello che deve fare è prendere il problema finché trova delle giocate che sono tipo l'1, 2, o comunque non deve fare nulla, va bene, non fa niente. Se trova delle giocate in cui ci sono doppie o triple, deve in qualche modo scegliere, fare tutte le possibili scelte e richiamarsi ricorsivamente. Allora, possiamo ancora fare un passo ulteriore di semplificazione e facciamo una procedura proprio stupida. Tutto quello che fa questa procedura è costruire la soluzione un passo alla volta. Costruire la soluzione un passo alla volta parte... 1. 1 com'è la soluzione? Sicuramente 1. Chiamo la funzione ricorsiva per risolvere il problema della schedina che contiene soltanto gli ultimi due pezzi. Vengo chiamato con 1x, allora una volta sceglierò 1 e poi chiamo la procedura ricorsiva, una volta sceglierò x e poi chiamo la procedura ricorsiva. E vado avanti. Quindi la mia procedura fondamentalmente fa un singolo passo alla volta. Questa è una cosa molto comune nelle procedure ricorsive. Per cui io posso definire una variabile passo, che è qual è il passo che io sto facendo per risolvere la mia procedura ricorsiva. Poi, un'altra cosa eccezionalmente comune nelle procedure ricorsive è quella di andare avanti un passetto alla volta costruendo una soluzione globale. Quindi è come se la procedura andasse avanti con la ricorsione, fa un passo avanti, un passo indietro, un passo avanti, un passo indietro, e da qualche altra parte lì c'è la mia soluzione. E tutti i vari passetti della procedura ricorsiva aggiungono un pezzetto alla soluzione, tolgono un pezzetto dalla soluzione. E questa è un'altra cosa eccezionalmente semplice e comune. Quindi io ho bisogno di una soluzione, che chiamerò colonna. Allora, cosa deve fare la mia procedura ricorsiva? Beh, allora, la prima cosa che dobbiamo mettere sempre nelle procedure ricorsive è la condizione di terminazione.
Se io ho una procedura ricorsiva che viene chiamata per tutti i passi, ogni volta che ho una riga nella mia schedina faccio un passo, quando è che la mia procedura ricorsiva finisce? Se la mia procedura ricorsiva deve fare un passo per ognuno degli elementi dell'array speranza, quando è che la mia procedura ricorsiva deve finire? Sì? Va bene. Allora, se il passo è uguale alla dimensione size, allora se questo è così, allora, beh, stampo la colonna corrente ed esco. Quindi la prima cosa che io faccio nella mia procedura ricorsiva è la condizione di terminazione. Adesso, che cosa devo fare dopo? Ma allora, quello che deve fare la procedura ricorsiva è fondamentalmente si trova ad affrontare il problema di espandere una riga e poi chiamare in modo ricorsivo se stesso. Quindi, con questo io faccio un passo per ognuno delle alternative che ho nella mia schedina. Quindi step passo mi dice la riga della schedina e la variabile c mi dice quali sono le colonne disponibili. Quando sarà al passo 0 ho unicamente la colonna 0 che corrisponde a 1. Quando avrò il passo 1 avrò le colonne 0 e 1. La colonna 0 corrisponde a 1, la colonna 1 corrisponde a x e così via. A un certo punto finisco le colonne. Allora, qui cosa devo fare? Beh, aggiungo un pezzettino di colonna. Get passo. Ok. Quindi semplicemente prendo quel carattere e lo attacco alla mia colonna che sto costruendo. Quindi quando io sono nel passo x della mia procedura ricorsiva, io sto considerando qual è l'xesimo simbolo da mettere. A questo punto, cosa devo fare? Chiamata ricorsiva. Le voilà. Chiamo la funzione ricorsiva, no, ma che c più 1, scusate, step. Chiamo la procedura step, passo. Chiamo la procedura ricorsiva affrontando la riga dopo. E non mi occupo più di nulla. Vai, 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 vai. A questo punto cosa faccio? Quando ritorno a me, che sono io, in questa procedura che sto lavorando, beh, devo tendenzialmente smontare il carattere che ho appena messo, perché nel caso ad esempio della seconda riga prima metto l'1, procedura ricorsiva, quando torna indietro tolgo l'1 e metto la x, procedura ricorsiva, quando torna indietro tolgo la x e non faccio più nulla. Quindi come faccio a togliere l'ultimo carattere da una stringa? Allora, colonna uguale colonna punto substring fra 0 e colonna length meno 1. Se
Conoscete un modo meno farraginoso di questo per togliere l'ultimo carattere da una stringa? Ditemelo. Ho fatto la sottostringa che parte da 0 e arriva alla lunghezza della stringa meno. Fine. Vediamo se funziona. Ta-da-da. Ah sì, errore. Ho sbagliato perché avrei potuto anche inizializzare colonna. Ecco qua. Però non è colonna, ma è z.colonna. Ok. Allora, 1, 1, 2, 1, x2. Funziona. Facciamo una cosa un po' più complicata. 1x2, 1, 2. Questo quante colonne mi dà? Questo mi dà 6 colonne, perché avrò 1, 1, 1, 1, x1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, x2, 1, 2, 2. Siete d'accordo? Eccole qui, le 6 colonne. Allora vedete che complicando un po' io vado avanti. Allora, perché usare la ricorsione? Perché io ho scritto la procedura per espandere tutte le possibili schedine in, quante righe sono? 4? 5, perché c'è una con la parentesi graffa. 5 righe. 5 righe e voi avete una cosa che, sì, sono sicuro che sareste riusciti a fare senza usare la ricorsione, ma non in 5 righe. E poi, a parte il null, onestamente uno lo prende, lo fa, lo scrive e funziona. Nessun punto è complicato. Concettualmente è complicato. Concettualmente devi pensare a questa cosa che stai costruendo, una soluzione, la soluzione è lì, e hai questi pezzetti in cui fondamentalmente devi fare un passo, hai la chiamata ricorsiva, e poi disfi. Allora, disfare è chiamato backtrack. È necessario perché noi stiamo usando una struttura globale, dati globale, e stiamo costruendo la nostra soluzione un pezzettino alla volta. Quindi, concettualmente serve? No, concettualmente l'importante è la ricorsione, però dal punto di vista pratico serve, perché noi non possiamo memorizzare in ogni singola chiamata ricorsiva tutta la nostra struttura dati, perché non ce la faremo, lo stack scoppierebbe e poi sarebbe lento. Allora cosa facciamo? Teniamo aggiornata una struttura dati globale e ogni passo della ricorsione modifichiamo questa struttura dati globale, e ogni passo della ricorsione quando termina dobbiamo cambiare le cose che abbiamo fatto, togliere le cose che abbiamo fatto in questa struttura dati globale. Quello che c'è in fai e in disfa devono essere assolutamente speculari. In fai io aggiungo un elementino alla mia colonna, in disfa lo tolgo. Quindi metto un elemento, ricorsione, tolgo un elemento. Questo è il principio della ricorsione usata in questo modo. Noi stiamo usando la ricorsione qui per esplorare in modo sistematico uno spazio.
E la situazione in cui voi eravate era, il problema è chiaro, non è difficile, fare un singolo passo è banale, lo saprei fare, la difficoltà nasce nel considerare tutte le possibilità, nel costruire l'albero, se ci pensate, perché io ho la mia schedina e nel primo elemento posso mettere solo uno, nel secondo elemento posso mettere 1x2, quindi nel mio albero avrò un albero che ha come radice 1, poi al secondo nodo si divide in 3, 1x2, e poi avanti così. Quindi quello che io faccio è in qualche modo esplorare questo albero, costruendolo dinamicamente. L'albero non esiste mai tutto in memoria. In memoria c'è il minimo indispensabile per la ricorsione, la struttura dati è globale, il tutto funziona e, ripeto, 3 righe e abbiamo espanso tutte le possibili schedine. Va bene, questa qui è l'espansione delle x che però abbiamo fatto come espansione della schedina. E questo è il concetto di albero che io vi ho raccontato a parole come albero della schedina. E qui abbiamo l'albero dell'espansione delle x, ma ripeto, è assolutamente la stessa cosa. Io vado avanti, se trovo un 1 metto un 1, se trovo uno 0 metto uno 0, se trovo una x metto una volta un 1, una volta uno 0 e chiamo la funzione ricorsiva. Sempre nell'ottica di esplorare in modo sistematico tutte le possibili cose, possiamo divertirci con gli anagrammi. Di nuovo, pensate, costruire un anagramma è un processo analogo. Io ho una serie di passi, ogni singolo passo è banale, metterli tutti assieme mi crea qualche problema e io, ta-tan, uso la ricorsione e tutti questi passi semplici vengono tutti armoniosamente insieme. Ad esempio, per fare un anagramma, com'è? In ogni passo io posso immaginare di avere un sacchettino di lettere D, O, G. Il mio generico passo è prendi una di queste lettere e mettila nella nuova parola e poi risolvi il problema di trovare tutti gli anagrammi del sacchetto. Quindi il primo passo è per tutte le lettere che sono nel sacchetto scegliela e poi risolvi il problema di metterci dopo tutti gli anagrammi con le restanti lettere. Di nuovo 3 righe, fai ricorsione disfa. E questo qui penso che lo vedrete con Fulvio in futuro, la prossima lezione. Ah sì, lo ripeteremo, ma sfatiamo subito alcuni miti della ricorsione. Tutti gli algoritmi ricorsivi sono n log n, no, falso. Qualcuno ha fatto bene a volte, ma la maggior parte no. Gli algoritmi ricorsivi sono meglio di quelli non ricorsivi? No, totalmente falso. Gli algoritmi ricorsivi si possono scrivere in fretta? Sì, questa è l'unica cosa veramente vera. Quando io ho un algoritmo ricorsivo e sono entrato nell'ottica della ricorsione, ci metto 5 minuti e il tutto funziona. Bene. Vi lascio. Continueremo a provare a giocare con la ricorsione in più.